Nella giornata mondiale per la vita consacrata è stata dedicata alla chiesa del monastero dei Cappuccini a Gerusalemme Ovest. È intitolata Gesù Luce del Mondo e accoglierà religiosi e studenti da ogni parte del mondo, ma anche pellegrini che arrivano in Terra Santa. Il prossimo viaggio di Papa Francesco è l'unità della Chiesa in Cristo al centro della settimana per l'unità dei cristiani in Terra Santa, che si è chiusa il 2 febbraio a Gerusalemme. Momento centrale delle celebrazioni, la preghiera al Cenacolo, nel luogo in cui è nata la Chiesa. Si è svolto a Gerusalemme il 2 febbraio un forum interreligioso in preparazione alla visita del Papa in Terra Santa. Al centro dell'incontro, i passi compiuti nel dialogo tra cristiani ed ebrei sotto la guida di Giovanni Paolo II, di Benedetto XVI e oggi di Papa Francesco. Dopo un anno e mezzo di lavori sono terminati i restauri alla Basilica delle Nazioni di Gerusalemme. Il tetto e i mosaici della chiesa che ricorda l'agonia di Gesù nel Getsemani sono stati recuperati grazie al lavoro di giovani restauratori palestinesi e con i contributi provenienti dall'Italia.